L'evento di questa sera è ricco di mistero, di esoterismo e di magia. Siamo in compagnia del professore Maurizio Ripa Bonati, che ci parlerà di un misterioso manoscritto. Sì, si tratta del manoscritto Voynich, che è l'unico manoscritto che a tutt'oggi non sia ancora stato interpretato. È scritto in un linguaggio assolutamente sconosciuto ai più, e le immagini sono anche queste enigmatiche. Raffigurano dei fiori che i botanici sono riusciti a riconoscere, raffigura dei sistemi stellari, anche quelli sconosciuti, altre immagini ancora più criptiche e una serie di immagini di donne che stanno facendo il bagno in bacini che sembrano naturali o in vasche artificiali, immersi in un liquido verdastro che fa proprio pensare a delle vere e proprie vasche termali, si potrebbe pensare, forse delle vasche di fango o delle vasche con dentro acqua. Ecco, io direi che con questo enigma e soprattutto con l'aspetto, con l'enigmatico dell'aspetto termale, sia importante cominciare questa notte nera. Una giornata importante, quella del 31 ottobre 2012, per i comuni di Abano e Montegrotto Terme in provincia di Padova, che hanno vissuto la prima edizione della Notte Nera delle Terme. Una serie di eventi scientifici e spettacolari per raccontare la magia del territorio termale euganeo. La manifestazione ha preso il via fin dal mattino con una serie di laboratori didattici che hanno coinvolto gli studenti delle scuole medie Antonio Vivaldi di Montegrotto Terme nella conoscenza del ruolo ecologico del pipistrello. Qui a Montegrotto questa mattina siamo alla scuola Vivaldi con la dottoressa Laura Ducci del Museo di Scienze Naturali di Firenze per un pipistrello per amico. Siamo qua per sfatare i miti e le leggende che aleggiano intorno ai pipistrelli. I pipistrelli non portano sfortuna, i pipistrelli non si attaccano a capelli, ci vedono benissimo. Quelli italiani si nutrono esclusivamente di insetti e quindi sono utili per la biodiversità, sono utili come indicatori ambientali e quindi sono animali da proteggere e da considerare come animali anche sensibili all'inquinamento. La Notte Nera delle Terme 2012 è stata l'occasione per riscoprire il patrimonio storico ed artistico di questo splendido ed antico complesso termale ai piedi dei Colli Euganei. Notte nera, notte di magia, ci troviamo qui a Montegrotto Terme, terra considerata magica sin dall'antica protostoria. Le antiche acque termali scorrevano nel sottosuolo a 80 gradi di temperatura e riaffioravano creando dei fumi, dei vapori e realizzando un'atmosfera di carattere surreale. Siamo qui con la dottoressa Cinzia Tagliaferro dello studio di archeologia di Padova, che ha la gestione dei nostri siti archeologici, che ci spiegherà la peculiarità della magia del nostro territorio. Questa terra sicuramente fin dall'antichità aveva un aspetto magico, le sue sorgenti, le sue polle d'acqua fumanti, le sue radure, questi vapori che uscivano dalla terra sicuramente davano l'idea della presenza di una divinità. Montegrotto Terme, Abano Terme, Gazzignano Terme, Battaglia Terme sono tutti rappresentanti di un unico comprensorio, un comprensorio che Plinio chiamerà anche i Patavini Fontes o le acque Patavinorum. E Svetonio, nella sua vita di Tiberio, ci parla del suo passaggio, quando ancora non è imperatore, per raggiungere l'Illiria. Qui si ferma a consultare l'oracolo di Gerione. Siamo qui al Montirone, in Abano. Per secoli e secoli qui si sono svolte le cure termali. Abbiamo dei ritrovamenti addirittura romani e sappiamo che anche in epoca preromana la zona era conosciuta. Proseguono le cure qui anche nel Medioevo, mediante immersioni in vasche, e solo nella seconda metà del Settecento inizia la cura con i fanghi. Ci sono alcune emergenze molto importanti qui in questo colle, in particolare la colonna iappelliana che è stata fatta edificare da Mosè Trieste nei primi anni dell'Ottocento, quando viene a visitare Abano
l'imperatore d'Austria. Storia, tradizione e cultura. Per raccontare anche attraverso la collaborazione degli studenti del liceo Pietro Selvatico di Padova e le opere di importanti artisti, l'aurea mistica che permea specialmente in questi giorni di fine ottobre e inizio novembre l'intero territorio delle Terme Euganee. Il Museo del Vetro del Comune di Montegrotto, il maestro Cudin, con la collaborazione anche della dottoressa Codato, ci hanno fatto una proposta. Il museo entra nella scuola e la scuola entra nel museo. Abbiamo aderito subito con entusiasmo e abbiamo portato tutta una serie di materiali e di elaborati dei nostri studenti che sono stati esposti quindi nel Museo del Vetro a Montegrotto. Il Centro Maschere e Strutture Gestuali partecipa attivamente alla Notte Nera ideata dal Comune di Abano. Partecipiamo con questa esposizione dedicata alle tradizioni e alle culture altre nel Sud America, dove abbiamo delle tradizioni antichissime come la festa di Halloween. Halloween è una tradizione celtica che è stata esportata in America moltissimi anni fa e che poi l'abbiamo rimportata. E allora l'avventura della magia di Halloween inizia proprio in queste sale. Il filo conduttore dell'intera giornata, che nonostante le avverse condizioni meteorologiche ha attirato numerosi turisti e residenti in tutti gli eventi proposti, è stato proprio il tema della magia. Da dove nasce la magia? La domanda è abbastanza complicata e impegnativa. Diciamo, la magia nasce con l'uomo e con l'uomo si evolve, cambia i linguaggi, cambia le proprie rappresentazioni. Tracce di magia le troviamo in tutte le comunità, in tutte le società, in tutte le civiltà del mondo ancora oggi. Dal Paleolitico in poi sappiamo benissimo che gli uomini hanno sempre cercato in qualche modo, in qualche misura, di governare il sovrannaturale, cioè governare quel mondo che non riuscivano a controllare e che immaginavano essere un mondo popolato, un mondo misterioso. Tema quello della magia, trattato sotto vari aspetti attraverso convegni, mostre, spettacoli di danza e la performance dell'artista Adolfina De Stefani con l'attrice Elisa Rampon nei sotterranei di Villa Bassi, La giustizia nell'arcano dei tarocchi. È una storia piuttosto triste, la storia di questa ragazza, Titti, la quale si salva dal barcone nero della morte. Assieme a lei ci sono 60 persone, tutti muoiono e soltanto lei riesce in qualche maniera a salvarsi. E questa sera noi la rappresentiamo in questo luogo, direi proprio magico. E quando Titti viene bocciata a scuola per l'undicesimo anno e scatta per lei l'arruolamento obbligatorio nell'esercito, Titti decide che scapperà in Italia. La prima edizione della Notte Nera delle Terme è stata l'occasione per parlare in modo approfondito di Pietro d'Abano, figura storica e controversa del pensiero filosofico, medico e scientifico italiano tra il 1200 e il 1300. Pietro d'Abano, un personaggio a cavallo tra storia e leggenda. È tanto intricata la leggenda quanto è complessa la sua storia. Ma Pietro d'Abano fu soprattutto uno scienziato, un filosofo, un astrologo, sicuramente un rappresentante importante dell'intelligenza patavina di quell'epoca, ma anche molto conosciuto a livello popolare, e questo per la sua attività di medico e di guaritore che lo portò spesso a utilizzare anche le terme proprio di Abano. Pietro d'Abano nasce proprio qui ad Abano nel 1257, muore a Padova tra il 1316 e il 1317, quindi vive proprio nel periodo in cui l'alchimia si afferma ampiamente in Europa. Pietro d'Abano è medico, filosofo, ma anche alchimista ed astrologo, perché cerca di conoscere nell'ambito dei suoi studi il modo e il momento giusto per preparare farmaci e cure.
Pietro d'Abano è uno scienziato famosissimo in tutta Europa, ma che ha subito una specie di damnatio memoriae qui in Italia, ad opera della Chiesa, dell'Inquisizione in particolare, nei secoli immediatamente successivi alla sua vita. È stato per due volte processato dall'Inquisizione, per due volte si è recavata per intercessione del Comune di Padova e il terzo processo l'ha visto poi morire per le torture in carcere, poi è stato comunque condannato e le sue spoglie sono state riesumate e bruciate. Quello che si è voluto fare principalmente è recuperare la storicità di questi luoghi. In questi luoghi hanno transitato personaggi famosi, personaggi noti anche nella storia, nella letteratura, ma non si è mai voluto sottolineare principalmente quella che è l'appartenenza un po' magica, che ha fatto discutere moltissimo nel mondo. Da qui si è voluto partire per creare una notte, la prima notte nera, la prima notte magica organizzata da Abano Terme in collaborazione, in ausilio anche con Montegrotto Terme. Dalla musica alla danza, all'avvenimento culturale, al trattato di un professore universitario, alla poesia, all'arte, all'arte ed anche della manifestazione fisica, quindi agli attori, fino ad un documentario, a un cortometraggio fatto su Pietro d'Abano, si sono voluti affrontare tutti i campi della mente e della scienza umana per cercare di intrattenere ma anche far riflettere.